Simone Azzoni di Grenze Arsenali Fotografici. Siamo qui nella galleria Isolo 17, dove si concretizza una collaborazione tra il Festival di Fotografia e la galleria gestita da Giovanni Monzon. Il progetto che concretizza questo dialogo è una doppia mostra, una bipersonale, dedicata a Eolo Perfido e al suo progetto Interpose e a Miguel Hernández con il suo progetto La memoria diventa polvere. Che cosa unisce, che cosa mette in dialogo queste due esposizioni, questi due progetti? Innanzitutto il senso del tempo. Eolo Perfido lavora sulla costruzione del presente, sulla costruzione ordinata della realtà, perché da essa scaturisca un imprevisto, una narrazione, un racconto tra i personaggi che abitano una struttura assolutamente ordinata e graficamente perfetta. Il tempo è anche il protagonista del progetto che è nell'altra sala della galleria. Qui il tempo è la possibilità di afferrare nella memoria che si va disfacendo, che va annullandosi in un oblio, in una dimenticanza, quel che resta di un volto. Quel che resta di un volto prima che lo strappo del tempo, prima che lo strappo della storia, lo disperda definitivamente in polvere. Quindi qui con Eolo il tempo che si fa attesa, predisposizione, apertura al racconto, e di là invece il tempo che diventa lacerazione, che diventa ferita, che diventa perdita e assenza della riconoscibilità del viso umano. Ogni esposizione è anche un progetto che si mette in dialogo con lo spazio. Nel caso di Eolo è una narrazione filmica dove ogni immagine è un frame di una sequenza in cui le città diventano dei non luoghi per questa rarefazione del racconto. Dall'altra parte invece Giovanni Monzon ha avuto un'intuizione di fermare finalmente le immagini dal tempo e di farle riposare, queste sono le parole che lui ha adoperato, su delle mensole. Quindi è una ricreazione del luogo da cui probabilmente provenivano prima di essere esplose nello spazio. E vi aspettiamo quindi anche a godere di questa relazione interessante con i luoghi di Isolo 17.